Serena Autieri, Forza Napoli, rinasce una città. La scaramanzia non abita più qui. Al suo posto c'è la statistica. Quando parli di scudetto in quel concentrato di Napoli che sono i quartieri spagnoli. Nessuno fa gli scongiuri, tutti consultano i calendari, quello gregoriano e quello della Serie A. E poi elaborano previsioni, calcolano probabilità foto-video. Lo vinceremo il 29 aprile contro la Salernitana, profetizza Luciano, cameriere della pizzeria a Quartrian. Ma che stai ricen, rimbecca l'immancabile Ciro, che vende bandiere e sciarpe sulla cui stoffa il Napoli è già campione d'Italia. Festeggeremo il 7 maggio contro la Fiorentina, come successe la prima volta. Sempre di maggio, nel 1987, il secondo e ultimo trionfo risale al 1990, NDR. Calamita perché attrae e coagula intorno a sé un esercito di fan che le chiede selfie e ricambia con lusinghe, dopo Sofia Loren ci sei tu. Biglietti da visita, persino un pupazzetto a forma di Osimhen. Calamità perché scattare le foto diventa una sfida alla legge dell'impenetrabilità dei corpi. Tempi di percorrenza per macinare i 300 metri che dividono piazzetta Maradona da Largo Parrocchiella. Dove un Vesuvio di cartapesta è già pronto a eruttare il terzo scudetto azzurro. 50 minuti. Frase più sentita nel tragitto, sei più bella dal vivo che in televisione. Lei è una maratoneta della gentilezza, ha sorrisi per tutti. E con tutti scambia frasi in dialetto e un Forza Napoli che non perde mai di vigore. Per fare l'intervista bisogna aspettare il treno che la riporta a Roma, dove vive da 26 anni. Anche se il cuore non si è mai mosso da qui. Serena Autieri parla da mamma, con la figlia Giulia, sono severa, innamoratissima e, spaventata esclusivo. Napoli non si nasconde, lo scudetto sembra già vinto. Ai quartieri c'è sempre una grande energia. La generosità è uno stile di vita. Però questa felicità senza timori di fregature non l'avevo mai vista. Il calcio a Napoli è ossigeno, la gente pensa, finalmente ci starà anche il che c'ha meritam. Anzi, come dicono in Gomorra, ci ripigliano tutti quel che è nostro. Il vantaggio in classifica è enorme, ma come spiega questo sprezzo per la scaramanzia? Non me la spiego. Infatti io resto scaramantica, ora mi compro un cornetto. Sono così anche nella vita, quando sono in parola un film o una fiction. Non lo dico a nessuno finché non firmo. Quindi la gioia per questo scudetto che stiamo covando da mesi la tengo per me. La custodisco dentro, me la godo di più. Ma capisco questa festa che va avanti da due settimane. Abbiamo gli arretrati da smaltire. È bello che ogni scalinata sia bianca e azzurra. Ogni balcone sia addobbato, è un presepe fuori stagione. Come festeggerà? Ella ho già detto a mio marito Enrico e a mia figlia Giulia, sappiate che io devo stare a Napoli qualche giorno prima. E devo andare in giro avvolta nella bandiera, ai quartieri, nel cuore di tutto. A piedi. Voglio mischiarmi alla città. Come quando vincemmo con Maradona l'ultima volta, avevo 14 anni. Passai tutta la notte a fare i caroselli con papà, ma i ricordi si sono stinti. Andammo da nonno Carmine, che vendeva fiori a via Francesco Girardi, lui voltava tutto in musica. Ballò il tango in onore di Diego. Nella casa di nonno, che era sempre a via Girardi. Ho il ricordo più nitido, e più tragico, della mia infanzia. Michelle Hunziker e Serena Autieri, due bionde scatenate sulla neve delle Dolomiti guarda. Quale? Il terremoto del 1980. Avevo 4 anni, papà mi prese in braccio e volammo giù per le scale. Il soffitto cominciava a crollare, quel soffitto affrescato di angioletti che guardavo quando mi addormentavo sul letto di nonna. Per lo spavento, i nonni vendettero casa e vennero ad abitare vicino a noi. Voi dove stavate? A Soccavo, in via dell'Epomeo, dietro l'angolo c'era il Campo Paradiso. Dove si allenava il Napoli di Maradona. I giocatori li vedevi passare in macchina, prendere il caffè al bar. Suo marito è tifoso. È calcisticamente agnostico, ma ama Napoli alla follia, si trasferirebbe domani. E prima o poi succederà. Roma mi ha accolto benissimo, quando ci arrivai avevo 20 anni. È stata come una mamma.
Ma in noi napoletani resta una malinconia di casa che è simile alla saudade dei brasiliani, c'è un'umanità straripante. Incomparabile. Intendiamoci, ho amiche strettissime anche a Roma, ma non abbiamo mai il tempo di vederci quanto vorremmo. Napoli, invece, il tempo te lo lascia, anzi te lo chiede. Ti dice proprio, devi prenderti del tempo per me. Per prendere un caffè con la vicina, per fare una passeggiata a mare. E Giulia tifa Napoli? È nata a Roma, si sente a metà strada tra i giallorossi, in casa siamo tottiani convinti e gli azzurri. Glielo concedo. Chi è il suo idolo? Adoro Osimhen, mi metterò la sua mascherina, sembra un supereroe. È come Robin Hood, ha tolto ai soliti ricchi, per dare a noi che siamo milionari di umanità. Ma miserelli nel palmarès. Però Maradona non lo supera nessuno, è il padre di tutto. E nell'albero genealogico della città. Come Pino Daniele, Totò, Troisi, La Loren. E Kvaratskhelia? È un artista, poi ha questa andatura sgremba che mi fa impazzire. Questa faccia da scugnizzo che sembra sbozzata a San Gregorio Armeno, ho detto ad Alessandro Siani che dovrebbe scritturarlo per un film. La base di tutto, però, è Luciano Spalletti. Quello che serviva alla squadra e alla città, un uomo rigoroso. Che sa quello che vuole, pieno di grinta. Ma anche lui è napoletano dentro, basta sentire le sue interviste. E come un Luciano De Crescenzo serioso, a Napoli se non sei un po' filosofo non puoi sopravvivere. Non vorrei dimenticare Lobotka, io ho studiato architettura all'università, lui è il nostro geometra e il nostro urbanista. Sabrina Ferilli si spogliò per lo scudetto della sua Roma. Rimase in costume, una cosa divertente, anche chic. Lei cosa promette in caso di scudetto? Dovrei chiedere a mio marito il permesso di fare un piccolo striptease. Di sicuro mi piacerebbe cantare al San Paolo, pardona al Maradona, aprirei con Ho sordato un innamorato e chiuderei con Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Il canto è anche una preghiera, abbiamo pregato tanto perché la squadra arrivasse dov'è. Sarebbe un modo per ringraziare i giocatori, Spalletti, la città, De Laurentiis. Che ha fatto un lavoro straordinario. Con il presidente ci sentiamo, abbiamo lavorato insieme. È una persona che adoro e stimo, prepareremo qualcosa. A Napoli non è amatissimo, però. Non puoi piacere a tutti, ma adesso ha fatto qualcosa di troppo grande per essere ignorata. Con chi vede le partite? Rigorosamente in famiglia, non mancano mai mio fratello Carmine. Mio padre Ferdinando, mio cognato. Il giorno del match è sacro, per la Champions. Poi, non ne parliamo, non si possono organizzare pranzi, cene, gite fuori porta. Vengono da me, ma poi stiamo zitti per 90 minuti, e preghiamo. È una fede che ha più del raccoglimento. Che della festa. Papà, poi, è scaramantico, ortodosso. Gli ho detto che oggi ho comprato la bandiera. Cosa ha risposto? Mi raccoman, tienila sotto liet, non la tira fuor. Suo nonno Carmine, nei quartieri, è ancora un'istituzione. Era e resta amatissimo. I nonni mi hanno trasmesso tanti valori, sono le mie radici. Aveva una delicatezza unica nel fare le composizioni floreali. Ed era generoso come solo i napoletani sanno essere, se una famiglia non si poteva permettere i fiori per i funerali, lui non si faceva pagare. Ha detto di essere cresciuta come un maschiaccio, giocava anche a pallone? No. A pallavolo. Ero un disastro, mia madre insisteva nel vestirmi con i fiocchettini. Ma io saltavo sui muri, mi arrampicavo sugli alberi, collezionavo sbucciature, non facevano in tempo a rimarginare. Che me ne procuravo di nuove, smagliavo le calze, rompevo le gonne. A un certo punto mia madre si è arresa. Mi disse, e va bene, mettiti jeans. Napoli non è solo calcio, fiorisce al cinema, in TV, nel canto. Come se lo spiega? In realtà la città è sempre stata in primo piano, pensi a Edoardo. A Troisi, a tutto il teatro, alla canzone. Napoli è un palcoscenico a cielo aperto. La creatività regna sovrana, anche il più introverso dei napoletani è un attore mancato in cerca di scrittura. In questa rinascita, però, manca un po' il suo nome, la sua firma.
Napoli è ingrata con i suoi figli e le sue figlie? No. È solo un caso. Non è capitato il ruolo giusto, alla mia età non è facile trovare la parte adatta. Forse, essendo bionda e piena di lentiggini, non richiamo immediatamente la napoletanità. Eppure il contrasto tra questa apparenza nordica e il cuore partenopeo darebbe risultati interessanti, quando Alessandro Siani ha provato a sfruttarlo, né il principe abusivo e in Si accettano miracoli, entrambi benedetti da incassi milionari, NDR, è andata più che bene. Ha un sogno nel cassetto? Sono pragmatica, ho più progetti che sogni, un programma TV. Una serie, una piece. Non posso anticipare nulla perché non ho ancora firmato. Alla voce sogni, ci metto il debutto come regista teatrale, prima o poi arriverà. Tanto ha spopolato con Rugantino al Sistina. La prima volta che si cimentò nella commedia di Garinei e Giovannini. Va accanto a Enrico Montesano, cosa gli è successo? Gli voglio un bene dell'anima. E ho per lui una stima immensa, l'Italia non può fare a meno di un artista come Enrico. Dico sempre, tu devi stare in scena, e non parlare. Gli attori dovrebbero pagare per recitare accanto a lui. O che ti insegna il mestiere. Quanto al suo lato di grillo parlante, che le devo dire? Ognuno ha i suoi difetti. Napoli vive anche un'improvvisa fioritura di giovani rapper, li conosce? Sì, anche se rap e trap non sono esattamente il mio genere. Mi tiene aggiornata il maestro Enzo Campagnoli, che mi segue in teatro e conosce come pochi la musica napoletana. Gli chiedo notizie, facciamo degli ascolti insieme e devo dire che, anche in questo tipo di musica, riusciamo a essere originali, a produrre un racconto diverso, con un'anima non commerciale. Ruffiana. Non c'è sta niente a fa, siamo unici.